Ho già realizzato la base che mi servirà da guida per creare questo fondo ovale. A questo punto io ho già preparato anche le cannucce che mi serviranno di montanti e due cannucce unite, doppie, che mi serviranno da tessitori. Ora prendiamo un tessitore e cominciamo a girare intrecciando da un lato tutto intorno. Ora che siamo arrivati alla curva, prenderemo questi due montanti laterali, quelli che erano i tessitori iniziali, insieme. Giriamo in tondo, cercando di compattare, di tenere compatto sempre il lavoro, sebbene in questa fase non sia semplicissimo. Poi ripartiamo ad intrecciare. Anche da questa parte andiamo a prendere questi due insieme. Poi proseguiamo. Controlliamo che i montanti rispetto allo schema siano sempre nella corretta posizione. Thank you.
ora andremo a separare questi due montanti perché cominceremo a prenderli singolarmente. Quindi mi inserisco per cercare già di dargli una posizione allargata. Premiamo bene affinché l'intreccio sia compatto e le cannucce non facciano spigoli. E proseguiamo. Anche da questa parte andiamo a allargare queste cannucce. E poi le prendiamo singolarmente. Ora siamo pronti per fare un aumento dei montanti laterali, quindi semplicemente andiamo ad inserire dei nuovi montanti a fianco a quelli esistenti. Se volete potete mettere un po' di colla, ma possiamo anche lasciarli così e una volta intrecciati andarli a tagliare. E a questo punto proseguiamo allargandoli ed intrecciandoli tutti singolarmente. Quindi portiamo questo nuovo che abbiamo inserito verso l'esterno e lo andiamo ad intrecciare. Naturalmente anche da questa parte ho già inserito i nuovi montanti e quindi proseguo ad intrecciare. Ad ogni giro, mi raccomando, compattate sempre il lavoro. Ora dovremo inserire altri 4 montanti. Li andremo ad inserire a fianco ai 4 esistenti, nella parte interna, in modo praticamente speculare, quindi in questa posizione e all'interno di questi due. Questa volta mi aiuto con un ferro per portare la punta della cannuccia verso l'interno. Allarghiamo sempre bene l'ultima.
ed ora possiamo ricominciare ad intrecciare. Dobbiamo cercare di fare in modo che l'intreccio sia molto molto vicino alla riga precedente. Seppur difficile, dobbiamo cercare di fare questa operazione per rendere il lavoro bello. Proseguiamo e facciamo la stessa operazione di aumento montanti da questa parte. Dopo l'aumento dei 4 montanti sto realizzando il secondo giro, che è quello che mi permetterà di allargarli in maniera corretta e dare una bella stondatura al bordo. Come ho spiegato altre volte nei miei video, il motivo per cui vado a tagliare la punta delle cannucce è perché il prolungamento in questo modo diventa non solo più robusto, ma posso anche decidere la posizione in cui fare risultare la giuntura. Non dimentichiamo di sempre verificare con la sagoma. Direi che ancora un paio di giri e poi ci siamo. Possiamo anche fare un pelino più grande della sagoma, è una scelta nostra questa. Ora cerchiamo di portare il più possibile i montanti laterali verso l'esterno, perché ne dovremo andare ad aggiungere un ultimo centrale. Quindi io vado già a prenderlo e semplicemente lo aggiungo senza inserirlo, ma in questo modo. Naturalmente poi l'eccedenza andrà dopo tolta. Lo stesso faremo dall'altra parte, naturalmente. Questo era l'ultimo montante aggiunto. Ora abbiamo tutti i nostri 32 montanti, quindi possiamo proseguire semplicemente l'intreccio fino ad arrivare alla dimensione della nostra sagoma o comunque alla dimensione desiderata. Come vedete, ho quasi ricoperto completamente la sagoma, mi manca di finire questa parte che è praticamente il termine del giro. Sono arrivata alla fine del giro, come vedete ho abbondato, ho fatto leggermente più grande rispetto alla sagoma. A questo punto giro il lavoro e comincio a lavorare da questa parte, certamente alzando i montanti.
Facciamo questa operazione di intreccio alzando i montanti a mano e cercando di sagomare la nostra forma del saccoccio. Se normalmente siamo abituati, una volta alzati i montanti, a cercare di tenerli equidistanti, belli dritti, eccetera, in questo caso invece dobbiamo cercare di lavorare morbidi, diciamo divertendoci senza pensare a quelle tutte regole e schemi a cui normalmente siamo abituati a pensare quando realizziamo un cestino. Ora, soprattutto in questa parte stondata, dobbiamo cercare di stringerci in maniera proprio da dare quella classica forma che hanno i sacchi. Quindi cerchiamo di tenere il lavoro abbastanza interno, stretto, e a dare delle forme morbide. Ad esempio, questa sarà la parte centrale, quella normalmente dove abbiamo la cucitura, questa la teniamo esterna, mentre invece questa parte qua, stondata davanti, cerchiamo di tenerla più interna. Idem facciamo da questa parte. Quindi ci troveremo che dobbiamo cercare di dare la parte, nella parte centrale dove ci sarà la bottiglia, naturalmente la forma più arrotondata, mentre qua nei lati una forma che va a chiudersi verso la forma rotonda della bottiglia. Ho inserito già all'interno la bottiglia per potermi regolare in maniera da fare la forma corretta. Ora ho già ottenuto questa specie di barca, diciamo. Continuo ad intrecciare, però se fino adesso ho tenuto questa parte centrale, questo montante centrale verso l'esterno, comincerò a portarlo verso l'interno ora. E tutta questa parte laterale comincerò a portarla verso l'interno, sia da questa parte che dall'altra. Mi sposterò invece con i montanti da questa parte verso l'esterno, in maniera da fare una specie di spanciatura. Quindi, come ho detto, questa parte cercherò invece tutta di portarla verso l'interno, anche in modo un po' esagerato, quindi piegando parecchio i montanti verso l'interno. E di nuovo qua invece cerchiamo di tenere i montanti verso l'esterno per dare un po' di spanciatura. E ogni 3-4 giri cambio un pochettino appunto la direzione dei montanti in modo da ottenere questo effetto ondulato morbido. Ma fate questo, come ho detto, ogni 3-4 giri, perché se lo fate spesso poi l'ondulazione sarà impercettibile. Vedete,
davanti qua, in questa parte, ho dato questa bombatura che dà un po' l'effetto della caduta del tessuto in avanti praticamente, e tra un pochino andrò a riprenderlo dentro. Possiamo naturalmente anche con le mani muovere un pochettino in modo da dare la forma desiderata. Arrivati a un certo punto del lavoro, quando noterete che i montanti si sono molto avvicinati, per dare ancora un effetto più di movimento, possiamo prendere due o addirittura tre montanti insieme, in modo da poterci restringere ancora di più nella parte laterale. Lo stesso faccio da questa parte, però magari non pendendo insieme le stesse tre cannucce, gli stessi tre montanti. Così abbiamo un lavoro asimmetrico. Vedete, questi sono i tre montanti che abbiamo preso insieme, che mano a mano sto portando sempre più da questa parte. Ho già allungato tutti i montanti, nonché ora andrò a prendere altri due montanti insieme vicino ai tre che avevo preso all'angolo. E lo faccio perché qua abbiamo la bombatura che viene in avanti, quindi in questo punto ho bisogno di restringermi per dare più evidenza alla bombatura. Come vedete, sto mettendo tutte le giunture delle cannucce dietro ai montanti, così sul davanti avrò il lavoro bello. Ed anche qua, a fianco ai tre montanti, ne vado a prendere due insieme. Prenderò altri due montanti insieme al fianco dei tre, quindi avrò due montanti insieme, tre montanti insieme e di nuovo due montanti insieme. Ora comincerò piano piano a ridurre la spanciatura, quindi portando i montanti verso l'interno intanto che intreccio. Ed anche da questa parte andremo a prendere due montanti, 3 e 2. Allora, prendo i due montanti, i tre montanti e gli altri due montanti insieme, poi arrivo alla prima cannuccia singola, primo montante singolo, giro indietro. E torno ad intrecciare fino ad aver superato i tre montanti insieme, gli altri due montanti insieme, prendo un montante singolo e giro in tondo e proseguo il giro.
questo andrà a creare praticamente nei fianchi una parte leggermente più alta, in maniera che poi quando dobbiamo fare la sbordatura ai lati dell'effetto tessuto abbiamo questo rialzo. Io voglio cominciare ormai a fare un restringimento piuttosto drastico, quindi quando si rende necessario andiamo a prendere dei montanti insieme. Quindi in questo caso, dove avevo due montanti doppi, prendo all'interno anche un montante singolo, quindi ho tre montanti. Qua ne avevo due, ne prendo un terzo, quindi avrò l'intreccio con 3 3 3. Devo arrivare praticamente ad abbracciare interamente la bottiglia. Lo stesso facciamo da questa parte, quindi prendo tre montanti insieme, poi ancora i tre, e poi dove c'erano i due metto un terzo. Quindi io comincio già a fare, a occuparmi del risvolto. Il risvolto significa che ricomincerò piano piano a portare i montanti verso l'esterno del lavoro. Anche questo cerchiamo di farlo in modo un po' irregolare, qualcuno più basso, qualcuno più in alto, in maniera che lo stesso risvolto sarà più morbido. Ora, al momento, quando arriviamo ai montanti che avevamo preso tripli, al momento li lavoriamo così, poi tra un pochino sarà ora di nuovo separarli. Dopo aver eseguito qualche giro, vedrete che si renderà necessario iniziare a prendere questi montanti singolarmente. Quindi partiamo da quello centrale e intrecciamo singolarmente. Dopo aver realizzato un giro completo e aver da entrambe le parti separato i tre montanti centrali, andiamo a separare anche quelli laterali. Sto continuando a lavorare, come vedete, rigirando sempre di più la parte esterna. Non farò un bordo molto largo, ma ancora un pochettino lavorerò. Ho tolto la bottiglia all'interno perché è difficilissimo lavorare in questo modo ora, per cui andrò a lavorare così. Come vedete, il lavoro è terminato e credo che non farò una chiusura perché mi piace lasciare il lavoro semplice, quindi andrò a passare la colla e poi a tagliare i montanti. Grazie per aver seguito questo tutorial, ci vediamo presto.